Trovate anche la pagina sportiva del TG Noi, in apertura il campionato di calcio di Lega Pro, la Lucchese che ha vinto per 3-1 al Portelisa contro l'Aquila. 79 anni dopo Lucchese e l'Aquila si ritrovano al Portelisa, Galderisi in emergenza che se non è assoluta poco ci manca, out Calistri, Rajcevic e Chianese, alla vigilia si aggiungono anche Losicco e Strizzolo, rientra Capitano Lè. Occhio all'Aquila che deve recuperare due partite e non nasconde ambizioni di alta classifica. Un minuto di silenzio per ricordare il lutto che ha colpito Massimo De Santis, dirigente abruzzese. Pronti via, la Lucchese passa, lancio millimetrico di Mingazzini per Forte, che fila via in velocità e uccella con un sinistro di precisione il portiere Zandrini. Ancora Lucchese vicino al raddoppio con Ferretti, che però non trova la porta. Allora si fanno vedere gli abruzzesi, ma la botta di San Domenico sfila a fondo campo. Più ghiotta la chance che capita sul piede di Pozzebon, ma la sua girata è alta. Così al 35esimo la Lucchese raddoppia, azione insistita e tambureggiante risolta dal solito Forte, che quasi da terra e dopo aver subito un fallo da rigore deposita il pallone in fondo al sacco. Lucchese padrona del campo, che affonda con disinvoltura mentre l'Aquila pare in affanno. Tuttavia in apertura di secondo tempo, al quarto l'Aquila va a segno con Pomante, che di testa incorna un angolo dalla destra lasciando di stucco Di Masi. Partita pericolosamente riaperta. In realtà da lì in avanti, pur premendo e collezionando angoli, alla fine saranno 11, la squadra di Zavettieri non combina granché. Anzi, sono i rossoneri che sanno pungere e rendersi minacciosi. Da manuale il gol del 3-1 che chiude il match, Mingazzini avvia l'azione che Pagano prosegue con un cross e Ferretti rifinisce di testa per il solito Forte che ringrazia e fa tripletta. Boato fragoroso del Portelisa perché ora è davvero fatta. Nel finale, prima il 18enne Federico Russo al debutto e poi Pagano vanno vicini ancora al successo. Finisce con la meritata vittoria di una bella Lucchese che in un colpo solo cancella la prestazione no di Carrara e rimanda battuta una tra le squadre più ambiziose del campionato. Tre punti che rilanciano le ambizioni salvezza dei rossoneri, che però ormai hanno imparato che è meglio volare bassi, molto bassi. Adesso continuiamo con il calcio e andiamo ai risultati di terza categoria. Partiamo dal girone A. Piano di Mommio Bargecchia 3-1, Lido di Camaiore Don Bosco 0-2, Montagna Seravezzina Esperia Viareggio 2-0, Piano di Conca Fortis 0-4, Pieve San Paolo Pian del Quercione 1-2, San Macario Retignano 0-6, San Lorenzo Lucca e il Posticipo, Corsanico Unione Chiesa 4-1. In classifica il Corsanico si conferma in testa con 64 punti. I risultati del girone B, Colle di Compito Atletico Lucca 1-2, Ponte Amoriano Filecchio 2-0, Virtus Robur Massa Macinaia 0-6, Atletico Gragnano Molazzana 0-5, Valle di Ottavo Morianese 2-3, Ponte Cosi San Filippo 2-0, Capannori San Vitese 1-2, Sant'Anna Segromigno 2-2. In classifica in testa il Segromigno con 50 punti, seguito dalla Morianese con 49 punti. Lasciamo il calcio e andiamo al ciclismo. Primi colpi di pedale per la squadra di Patron Brunello e del team manager Piero Fanini, la Michela Fanini Record Rox. 11 atlete agli ordini del riconfermato DS Giuseppe Lanzoni, unica assente la colombiana Laura Lozano. Debutto la prossima settimana alle Strade Bianche. Dopo la visita alla tomba di Michela, questa mattina la squadra è stata prima ricevuta in comune a Capannori dal sindaco Menesini e più tardi si è ritrovata per foto ed immagini al mercatino di Lunata. Poi una sgambata fino allo stabilimento Rox di Porcari, da anni partner fondamentale del sodalizio lucchese. Ma non è finita qui, perché domenica a mezzogiorno ciclisti, tecnici e dirigenti verranno ufficialmente presentati alla stampa e agli sportivi all'Hotel Country Club di Gragnano. Ne riparleremo in modo più approfondito con un ampio servizio nelle prossime edizioni del TG Noi Sport. Adesso il basket con la Gesam Gas Lemura. Andate in archivio la Final Four di Coppa Italia, che ha visto il successo di Schio su Ragusa, con le due grandi che probabilmente si giocheranno anche lo scudetto, torna al massimo campionato di basket femminile con la disputa della 21esima giornata. Ne mancano solo 6 alla fine della regular season, in realtà 5 per Lemura Lucca e le altre squadre che devono ancora osservare il loro turno di riposo, dopo la dolorosa defezione dello Spezia che ha reso monco il torneo. Compito arduo quello che attende le biancorosse di scena domenica sera ore 18 sul parquet del San Martino di Lupari, terza forza del campionato, grande rivelazione e prima tra le umane.
Ci vorrà pertanto un grande Jason Gas per uscire indenne dalla tana delle Luppe Patavine, guidate in cabina di regia dall'ex Angela Gianolla. Tra l'altro nel match di andata fu proprio l'esperta playmaker a trascinare le Venete ad un franco e netto successo sul parquet del Palatagliate. Crippa e compagne proveranno dunque a rendere il favore. Acquisita ormai la qualificazione alla Pool Scudetto, la squadra di Coach Diamanti dovrà arrivarci però nella migliore posizione possibile, anche se il calendario non l'aiuta. Venezia e Umbertide, tra le dirette rivali, hanno infatti gare più abbordabili contro Parma e Vigarano, mentre Napoli riposa. Ma la lunga volata finale, possiamo dire, che è appena iniziata. Ancora il basket, terza trasferta consecutiva per la Geonova Lucca che torna a San Giovanni Valdarno due settimane dopo la vittoria contro il Galli. Stavolta l'avversario è la Synergy che dopo un avvio in salita ha trovato ritmo e ora veleggia a metà classifica. Mancano 7 partite al termine della stagione regolare e queste per noi sono tutte decisive, ha affermato coach Piazza. Per finire tra le prime 4 dobbiamo vincerne almeno 5 e già riuscirci domani sarebbe importantissimo. Palla a 2 alle ore 18. Pugilato, ennesimo importante riconoscimento per Tommaso Santucci della pugilistica lucchese, il 15enne pugile selezionato per la terza volta, è stato selezionato per la terza volta allo stage di allenamento dal Centro Nazionale di Pugilato a Spoleto. Santucci, che si allena a Lucca ma vive a Massa, ha scelto la pugilistica lucchese affidandosi alle cure del maestro Giulio Monselesan. Di fatto sta cercando di ripercorrere la strada già seguita da un altro pugile massese, Paolo Gassani. Chiudiamo con la scherma, sciabolatori della Puliti Lucca impegnati su vari fronti. Il miglior risultato lo ha ottenuto Chiara Sorbi nella prova di qualificazione definitiva per gli assoluti che si è svolta a Pesaro. Jacopo Rinaldi, penalizzato invece negli ottavi di finale da un pessimo arbitraggio. Rinaldi, accompagnato dal maestro Sorin Radoi, partirà nelle prossime ore per Maribor in Slovenia, dove difenderà i colori italiani ai campionati europei. Infine i più piccoli, che erano di scena a Livorno in una prova promozionale nella quale la Puliti ha schierato ben 10 esordienti, tutti alla loro prima esperienza agonistica. È tutto anche per la pagina sportiva, adesso di nuovo la pubblicità, poi la terza e ultima parte del TG Noi, a tra poco.